When the waves come crashing down and you feel you're gonna drown, I swear I'll be there to pull you out. Sistemare le vetture protagoniste dell'assoluta di questo trofeo BMW, insegniamole, terzo, secondo e primo nella posizione che compete loro, e facciamo subito sistemare, poi il podio lo facciamo alla fine, ok? Benissimo, perfetto, vieni un po' più avanti e tutti metti al centro e ci siamo. Bene, intanto i ragazzi della Bassano Racing preparano il palco. Vieni qui al centro così riusciamo ad avere un... Due parole a te, Alessandro Biondo, con Samuele Cagnin in questo particolare trofeo dedicato alle BMW. Che te, che è, no, dico che tutto è tranne che Biondo e Cagnin, tutto è tranne che Jimi Hendrix, vero Samu? Allora, per Alessandro Biondo, la terza posizione del particolare trofeo BMW. Esatto, dai, è una gara in cui tutto quello che poteva andare storto è andato storto, proprio detta sinceramente. E il nostro compito era di portare al traguardo, ma su questo podio in realtà ci sono Daniele, Mattia Ardigò e Sara Torresani che hanno fatto tutta la notte per rimettere a posto dopo che abbiamo battuto ieri. Quindi... Difficile adattarsi a un posteriore? No, 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 non è difficile, abbiamo avuto un po' di inconvenienti, quindi è andata così. È andata male, dai, solo per questo. Esatto, ci tengo solo a ribadire che veramente il podio è loro, noi siamo solo qua piloti. Va bene, solo piloti, solo assistenti. Croci, dall'altra parte, Augusto Croci con Ilaria Magnani alle note, numero 117 sullo sportello per la conquista della seconda piazza nella particolare Rally Cup. Niente, siamo qui, la finale è stata bella, mi dispiace per quelli che hanno avuto i problemi, si sono ritirati, abbiamo avuto dei problemi un po' alla partenza meccanici risolti e... tutti vissero felici con te. I problemi meccanici affliggono un po' tutti, come stiamo sentendo. Sentiamo se Edoardo De Antonio invece, lo vedo sorridente, zitto sotto la mascherina, quindi questa la dice lunga invece sulla soddisfazione per lui e per Martina Musiari. Mi sa che sta morendo Martina Musiari, che se la ride. Allora, raccontaci la tua avventura, un bel primo nella vostra classifica. Abbiamo tribolato anche noi all'inizio con i freni, ma dopo devo dire che la macchina è tenuto benissimo e abbiamo più gestito che attaccato, però ci siamo divertiti veramente molto. Ade tante strade di notte che non ci sono mai. Il valore di portare un cognome prezioso e importante per il passato, che adesso si riverdisce col tu che rappresenti il futuro, è fondamentale anche per la guida di queste vetture molto molto particolari? Diciamo che la passione per il posteriore sicuramente viene da una volta, quindi sì, quello c'è di sicuro. Preferisco correre con questi, con gli anteriori, se devo essere onesto. Vado velocemente dall'altra parte e voglio sentire una battuta uguale da Martina. Allora, a te invece che sensazione fa sentire il posteriore che se ne va a destra e a sinistra? Penso veramente più divertente, assolutamente. Siamo abituati così ormai da un anno e bello. Bene, grandissimi protagonisti di questo trofeo, io direi vogliamo farli accomodare. Non salgono ma volano là in cima. Seconda posizione, Augusto Croci con Ilaria Magnani. E per la vittoria c'è Edoardo De Antoni con Martina Busiari, gradino alto del podio. Fermi per gli applausi un attimo. E come abbiamo fatto con gli altri, tutti impettiti sulla sedia, è già partito l'introduzione a te. Ai magnifici sei del podio delle tutto dietro, e allora cominciamo di nuovo a presentare e a premiare i terzi classificati. Alessandro Biondo con Samuele Cagnin, i secondi c'è Augusto Croci con Ilaria Magnani, e i vincitori Edoardo De Antoni e Martina Musiari sono loro i vincitori della BMW. È il momento di alzare le coppe al cielo, ma è un altro intanto spumeggiante momento, quello di stappare le bollicine.
BMW Rally Cup che si guadagna i trofei anche nella gara di Bassano per loro, quindi i complimenti, i saluti e gli applausi che arrivano dal pubblico con il sottofondo che ci regala modesto stavolta. È caramelloso, che morbido, caramelloso. Molto morbido. Mi aspettavo qualcosa di rock, ma molto rock il posteriore. Va bene così, dai.